Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Lo scorso lunedì è andata in onda la finale del GF VIP 7 di Alfonso Signorini, che ha impegnato lui, le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, autore, i concorrenti in ostaggio e gli spettatori per 6 mesi e più. Nikita Pelizzona ha vinto l'edizione ed ora dovrà fare il tifo per una sua amica all'Isola dei Famosi 2023. Essere una delle più grandi amiche dell'appena vincitrice del GF VIP 7 non è cosa da niente se stai a tua volta per diventare una concorrente dell'Isola dei Famosi 2023. È una situazione perfetta per la modella scelta da Ilary Blasi per sbarcare sulle coste hondurene. Nikita Pelizzone e Nikiter saranno la sua forza. Isola dei Famosi 2023, chi è la concorrente amica di Nikita? Proprio in queste ultime ore, l'account ufficiale dell'Isola dei Famosi 2023 ha inaugurato lo spazio online dedicato alla 17esima edizione del reality della sopravvivenza con dei video presentazioni. Se quello di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato 23enne Simone Antolini si è presto costellato di insulti, quello di un'altra prossima concorrente ha accolto commenti molto positivi, soprattutto quello di Nikita Pelizzone. Insieme avevano partecipato a Pechino Express 2022, recente occasione che ha poi aperto le porte del GF VIP 7 ad una e dell'Isola dei Famosi di Ilary Blasi all'altra. Grinta e adrenalina allo stato puro, Elena Prestes concorrente ufficiale, l'annuncio web. Amore fino alla fine, forza e volontà. Resisti, il consiglio che la triestina ha dato all'amica. Non solo, perché poco dopo è arrivato anche l'augurio di un'altra ex protagonista dello spiato appartamento, la squalificata Ginevra Lamborghini, in bocca al lupo guapa. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.